Do what you do, the things that you do. Eccoci qua tornati in Toscana, siamo a San Gimignano, l'azienda si chiama Panizzi e dopo che abbiamo trattato il folgore, questo vitigno particolare, il secondo vino che trattiamo è una vernaccia. Allora, l'azienda Panizzi ne fa diverse di vernaccia, perché proprio lì è proprio il territorio della vernaccia di San Gimignano, e questa è una vernaccia di San Gimignano, quella classica. E allora ne è rimasto, vi faccio vedere soltanto un po' il colore di questa vernaccia, appunto, che ha un colore che va sul un colore giallino che va quasi sul verdino chiaro, molto fruttato e ideale per l'estate. Con il primo dipinto che ho realizzato sull'etichetta era dedicato a questo poeta del 300, Folgore, che ho dipinto utilizzando anche questa grafica con questo modulo dei quadrati. Ora voglio fare mi voglio ispirare ai dipinti che si trovano nel Palazzo Comunale di San Gimignano, e c'è una sala dedicata a Dante, non perché è raffigurato Dante, bensì perché Dante è passato lì, ha soggiornato in quella zona lì. Quindi, ispirandomi da questi dipinti, voglio interpretare un po' questa vernaccia con una scena dell'epoca del 300. Quindi, al lavoro. Allora, questa volta voglio fare una cosa un po' particolare, quindi ho preso l'etichetta, l'ho proprio staccata e la voglio mettere. Così al centro. E così qua su ci lavoro e realizzo il mio dipinto direttamente su questa carta direttamente. Hey, it's Angelo. Who's your